Care, benvenuti in un nuovo video e benvenute soprattutto in una nuova puntata di Dieta Insieme. Per chi non mi conoscesse, piacere, io sono Erika. Ho inventato questa rubrica Dieta Insieme per dare suggerimenti, per dare idee e spunti a chi magari deve perdere peso o semplicemente vuole iniziare a mangiare sano, ma è un po' a corto di idee e magari non sa che cosa comprare, che cosa mangiare. Dieta Insieme è una rubrica che esce tutti i venerdì alle 14, anche se oggi c'è stato un problemino, quindi è dovuta uscire più tardi, ma in realtà esce sempre alle 14. Se ti sei persa la prima puntata, ti rimando qui sopra al primo episodio di Dieta Insieme del 2022. Ah, e cosa molto importante che ancora non ho specificato, le idee vanno dal lunedì alla domenica, quindi io direi di iniziare subito. Se ti piace Dieta Insieme, mi raccomando, lascia qui sotto un like. Vai con l'intro. Di solito questo video lo registro sempre con la luce, sempre di giorno, ma purtroppo oggi ho dovuto registrare molto tardi e di conseguenza mi ritrovo con una luce pessima, ragazze. Mi dispiace per la qualità, diciamo, del video della luce, ma purtroppo è sera, ho avuto qualche problemino con la connessione. Vabbè, se mi seguite su Instagram già lo sapete. Quindi praticamente mi sono ritrovata a registrare e a editare il video di sera, cosa che di solito non succede mai perché registro sempre con la luce del giorno. Però vabbè, ci adattiamo con quello che abbiamo, tanto l'importante in questo video è scrivere, avere tanti spunti. Se sei nuova ancora non lo sai, devi stoppare il video e andare a prendere di corsa carta e penna perché ti sto per dare un sacco di ideine, di spunti per tutta la settimana. Partiamo da lunedì. Per pranzo, pasta con funghi, prezzemolo e speck croccante. Io per fare lo speck croccante metto semplicemente a scaldare una piastra, metto sulle fettine di speck senza olio, senza niente, e si fanno da sole. Per quanto riguarda le grammature, ragazzi, non è che vi sto dando una dieta, cioè io vi sto semplicemente dicendo quello che io mangio. Ad esempio, ci sono i video cosa mangio in un giorno, cosa mangio in una settimana. Questo è, invece che mostrato con delle immagini video, è parlato. So che preferite quelle con le immagini, ma so anche che questa rubrica vi piace molto. Ci tenevo a specificare questa cosa, ovvero che questo è tipo un video comunissimo che trovate su YouTube, cosa mangio in una settimana, però invece che illustrato con delle immagini è parlato, è la stessa cosa. Quindi non mi chiedete le grammature, le cose, perché poi ogni persona a sé. Io ho semplicemente preso le diete che mi hanno fatto i miei nutrizionisti e utilizzando le stesse grammature ho semplicemente cambiato, diciamo, gli alimenti ed ho costruito una dieta sana, un'alimentazione sana a mio gusto, personale, utilizzando ovviamente le grammature che mi avevano scritto loro in passato. Quindi ecco tutto qua, volevo fare questa precisazione. Per cena lunedì, fettine di vitella al limone con rucola e pomodorini più l'abieta, e accostato anche del pane. Vabbè, quando dovevo perdere peso, quindi durante la mia alimentazione per perdere peso, io ne mangiavo 50 grammi. Adesso, ad oggi che sono passata da 80 kg a 60 kg, sicuramente sulla bilancia, insomma, vado a pesare anche un pochino più di pane, cioè ne mangio anche di più. 50 grammi, ne mangiavo quando dovevo perdere peso, ma non è detto che voi ne dobbiate mangiare 50 grammi se siete a dieta, se dovete perdere peso, perché magari per il vostro stile di vita, per la vostra altezza, corporatura, metabolismo, ne dovete mangiare magari di più o di meno. Io non lo so perché non sono una nutrizionista e ripeto, condivido solo quello che mangio io, appunto. Martedì, pasta al sugo, che volendo io aggiungo anche il tonno alla pasta e poi per secondo mangio un bel piatto di spinaci. Oppure potrei anche mangiare la pasta con il sugo e basta, e poi diciamo mangiare il secondo, quindi un piattino con tonno e spinaci insieme per creare il mio secondo piatto. Poi per cena martedì polipetti al sugo più melanzane grigliate e del pane. Mercoledì per pranzo pasta Philadelphia, salmone e rucola. Io potrei benissimo ad esempio mangiare della pasta in bianco. Poi, a parte mangiare magari del salmone su un letto di rucola e dei tocchetti di Philadelphia sopra. Quindi, diciamo, mi piace giocare sotto questo punto di vista, ovvero dividere i piatti anziché fare un piatto unico. A volte faccio anche i piatti unici, cioè capita. Però mi piace anche suddividere. Quando ho particolarmente fame, cerco di prendere un piatto unico e suddividerlo, così mi sembra, no, di stare a mangiare di più. Comunque, mercoledì per cena hamburger o tacchino o pollo, io vabbè, più verdure gratinate in forno, quindi zucchine, peperoni col pangrattato, con degli aromi, spezie e un bel cucchiaio d'olio. Metto al forno, o io ultimamente sto utilizzando tanto la friggitrice ad aria perché è comodissima. Giovedì per pranzo, riso, fagioli, carote e finocchi. Allora, se vi siete persi il mio video di 6 idee per pranzi veloci, sani, anche da portare volendo al lavoro, comodissimi, vi lascio qui sopra il link. Ci sono un sacco di piattini con il riso, con il salmone, l'avocado, i pomodorini, insomma, sono un sacco di piattini carini.
niente male. Quindi io comunque vi lascio qui sopra il link, almeno potete andare a sbirciare se ancora non l'avete fatto. Per cena, cosce di pollo, io di solito ne mangio due, poi vabbè, dipende dalla grandezza. Al forno con patate, io vado a mettere, diciamo, l'olio, vado a condire con l'olio, le speziette, un pizzichino di sale, metto tutto al forno e poi la cena è pronta. E poi ci vado ad accostare comunque una verdura, che possono essere ad esempio cavolfiore, broccoli, spinaci, villabieta, insalata, se vi piace l'insalata, io perché l'insalata così da sola non riesco a mangiarla. Poi venerdì per pranzo, pasta integrale con sugo di melanzane e quadratini di mozzarella. Allora, anche in questo caso io potrei fare della pasta in bianco con un pochino d'olio pecorino, ad esempio. E poi, oppure no, pasta, scusate, pasta con il sugo posso fare. E poi melanzane e quadratini di mozzarella insieme, aggiungendo magari qualche pomodorino, insalata. Cioè, ci dobbiamo fare furbi, capito? Per cercare di mangiare bene, però essere comunque contenti mentalmente. Quindi dobbiamo un po' prenderci in giro, ecco, diciamo così. Dobbiamo un po' prendere in giro la nostra testa, ecco, il nostro stomaco soprattutto. Poi per cena filetti di merluzzo in padella con pomodorini, olive e prezzemolo. E poi del pane e volendo anche una verdura ci posso accostare, perché comunque i pomodorini, cioè, sono un pochini, no? Cioè non è che faccio un piattone di pomodorini, metto in padella qualche pomodorino insieme al pesce per insaporire con le speziette, olio, anche questo mi sembra che ve l'ho fatto vedere sempre nello stesso video, se non sbaglio, o forse in altri video, perché faccio sempre video ricette, quindi poi non riesco a ricordare ogni ricetta, in quale video, in quale occasione l'ho fatta. Poi sabato per pranzo pasta in bianco e poi per secondo piselli e carote, oppure pasta con piselli e carote. Le carote le faccio, vi faccio vedere sempre in quel video come cucino le carote, in quel caso le ho fatte insieme ai fagiolini. Ho aggiunto anche dell'aceto balsamico, oppure mi piace anche mettere un po' di salsa di soia, un cucchiaino, giusto per dare un pochino d'aroma, no? Anche perché non bisogna considerare che ci sono degli alimenti proprio vietati. Cioè, ad esempio, se la salsa di soia è piena di zuccheri e nella dieta non va bene, cioè non è che in un pasto intero un cucchiaino di salsa di soia ci fa ingrassare, ecco, o comunque non ci fa seguire la nostra alimentazione sana. Sicuramente stiamo mangiando un piatto di carote, però mettendo sopra un po' di salsa di soia, magari un po' di sesamo, ci sembra di stare a mangiare chissà cosa, mentre alla fine sono sempre, non so, un piattino di carote. Sabato sera cena libera, quindi pizza, sushi, dipende, dipende quello che insomma decidiamo di mangiare, di solito è sempre pizza. Poi domenica per pranzo tortellini in brodo di pollo, levando la pelle perché comunque è più grassa, fatto con sedano, carota, cipolla e due pomodori, e poi della verdura a piacere. Diciamo che i tortellini in brodo saziano molto, quindi di solito quando mangio il brodo e i tortellini faccio un bel piattone, perlomeno io non riesco a mangiare altro. Ecco, magari poi a merenda mangerò, non so, un bel frozen yogurt, uno yogurt, un porridge, qualcosa insomma delle mie merendine. Anche di questo vi lascio qualche link sopra, no scusate, sotto nel box informazioni, no sopra. Per cena domenica due friselle piccoline, cioè tipo questa grandezza più o meno, con pomodoro, prezzemolo, un pizzico di sale, di pepe, più mozzarella, avocado e verdure. A me piace tantissimo la frisella, mi piace tantissimo la domenica sera stuzzicare e non fare piatti troppo elaborati. Infatti se seguite dieta insieme, in generale io cerco sempre di optare per piattini semplici da preparare, veloci, perché poi la domenica sera non è che ci va tanto, no, di stare lì a cucinare come magari durante la settimana o non so, il venerdì sera, ecco. Quindi diciamo è un piattino veloce, fresco, mozzarella, avocado insieme con pomodori, frisella, prezzemolo, insomma ve li sto rielencando tutti. Secondo me è una buona accoppiata. L'avocado non lo vado a mangiare tutto perché è troppo, cioè ne prenderò tipo metà, circa metà o forse anche un quarto, perché poi c'è anche la mozzarella, quindi insomma è già un piatto abbastanza ricco. Ah, ultima aggiunta, anche i semini di chia, mi piacciono un sacco sopra le friselle, sopra i pomodori, sopra l'avocado, il salmone, il riso, couscous. Cioè in realtà i semini di chia li metto un po' dappertutto, anche adesso che ci penso, anche nei dolci tipo il porridge, lo yogurt. Vabbè, comunque questa puntata di Dieta Insieme è terminata. Io come al solito mi perdo in chiacchiere perché sapete che poi quando si tratta di alimentazione starei ore a parlare. Voglio fare una precisazione: io faccio sempre colazione e merenda, perché spesso mi viene chiesto, soprattutto da persone che magari mi seguono da poco, ma tu non fai colazione e merenda? Ovviamente io faccio colazione e merenda, è solo che colazione e merenda molto spesso vado in fissa, letteralmente, sono sincera, con delle ricettine. Ad esempio ultimamente sto facendo super spesso per colazione il porridge con banana e granelle di mandorle. Per quanto riguarda il porridge vi rimando a questo video dove faccio vedere bene come lo preparo, che è la mia colazione diciamo del momento. Non la faccio tutti i giorni, però la faccio spesso, quindi non mi sembra neanche carino mettere sempre la stessa colazione per tipo 3 giorni, cosa che a me capita magari di
fare la stessa colazione per 3 giorni di seguito, perché magari mi va. Cerco di variare spesso anche per le colazioni, però diciamo che le colazioni merenda è un po' un argomento a sé secondo me. Quindi per prendere spunto da idee e colazioni, andate giù nel box informazioni, vi lascio tutti i link dove potete prendere spunto, idee per colazione, porridge, pancake e cose varie. Ok, io spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un bel like se è così e se volete soprattutto che la rubrica Diete Insieme continui, almeno io capirò che insomma devo continuare. Lasciatemi anche un commento per lasciarmi un salutino e mi raccomando, vi aspetto anche su Instagram. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.